Ci siamo. Tutto bello. Che casino. Vabbè. Ok. Buonasera a tutti, benvenuti nel canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi mi ritrovate in questa postazione così alla scrivania. Oggi vi voglio parlare della piramide di Maslow adattata alla piramide dei bisogni del planner perfetto. Il planner perfetto secondo me non esiste, ma mi è venuta questa idea perché molte di voi mi scrivono che non riescono a trovare la pace dei sensi con le agende, cioè magari acquistano un'agenda, poi la vogliono cambiare, ne vogliono provare un'altra, ne provano un'altra, ma non sono soddisfatte, ritornano a quella di prima, ricambiano. Insomma, magari spendete un sacco di soldi per acquistare agende che poi non utilizzate o comunque utilizzate parzialmente e non vi sentite mai di raggiungere questa pace dei sensi in tema di pianificazione. Mi è venuta questa idea semplicemente perché la settimana scorsa stavo aiutando Leonardo a studiare. Non mi ricordo la materia perché hanno tutte materie strane, credo forse metodologia, ora non ricordo. Comunque, vabbè, in questa materia lui doveva studiare tra i vari argomenti c'era anche lo studio della piramide dei bisogni di Maslow, che poi vado a spiegarvi bene alla scrivania, in caso non la conosciate, lì vi spiego bene come funziona. E ricercando un video di spiegazione sulla piramide di Maslow da far vedere a Leonardo, mi sono imbattuta in questo video di questa ragazza che parlava della piramide di Maslow appunto trattandola in termini di pianificazione. Quindi la piramide di Maslow è stata adattata a quelli che sono i bisogni della pianificazione. Ma a questo ci arriviamo appunto quando comincerà sostanzialmente la sostanza del video. Prima di iniziare con il video succoso, voglio dirvi due cose. Prima cosa, troverete nel link qui sotto, in un link qui sotto, molto probabilmente le foto di tutti questi. Dove cacchio è? Scusatemi. Di tutti gli aggeggini che sto costruendo per le agende, quindi se vi fa piacere, come vi ho detto già l'altra volta, lasciatemi un commento qui sotto o comunque magari un'email o un commento in direct su Instagram se siete interessati all'acquisto di questi accessori per agende che sono secondo me carinissimi. E me lo fate sapere nel caso, ecco, comunque vi lascerò tutte le foto qui sotto, le trovate nel link qui sotto. Un'altra cosa che vi voglio dire e che vi volevo mostrare sono questi meravigliosi occhiali che mi sono stati regalati dal brand Firmo, con cui ho già collaborato in passato. Anche gli altri occhiali che ho io sono del brand Firmo. Io con questo brand, devo essere sincera, mi sono trovata veramente molto molto bene. Ed è un brand che consiglio, uno perché gli occhiali costano poco e così anche le lenti. Io nel caso oggi vi fornirò anche un codice sconto che vi lascio sia qui in sovraimpressione che poi in info box del 50% sulle montature, quindi andrete a pagare la montatura veramente una cavolata. Le montature sono montature che costano veramente poco, ma sono delle montature ottime, quella che ho io. Ce l'ho tipo da 4 anni, quindi gli occhiali che ho io che utilizzo sostanzialmente sempre, che sono molto simili a questi, ce li ho da circa 4 anni. Sono degli occhiali anche molto resistenti e le lenti sono ottime. Vi dico questo perché io ho portato gli occhiali anche dal mio ottico di fiducia dove vado a farmi gli occhiali io. E gliele ho fatte vedere per curiosità, gli ho chiesto se mi poteva controllare le lenti, che cosa mi sapeva dire delle lenti, e le ha controllate e mi ha detto che le lenti sono ottime, sono di una fortissima
fattura ottima e che non c'è nulla da dire in merito. Quindi questa era la cosa che mi premeva anche aggiungere, cosa che non mi è stata chiesta dall'azienda perché è semplicemente un regalo questo, non mi hanno neanche richiesto di fare il video, non mi hanno chiesto niente, mi avevano chiesto sostanzialmente di condividere il mio codice sconto su Instagram, ma dato che ci sono io voglio condividerlo anche qui con voi perché insomma se qualcuno ha bisogno degli occhiali nuovi. Trovo che uno sconto del 50%, insomma, non faccia male. Quindi ve lo lascio qui sotto in info box. Gli occhiali sono davvero molto belli. Io ho scelto questi, tra l'altro, vi arrivano in una scatolina così super super carina in plastica, con all'interno tutte le loro cartine con la bustina che contiene gli occhiali. E io ho acquistato questi perché questi hanno proprio l'occhiale anche da sole che io adoro. Già per il passato avevo un paio di occhiali così e li trovo adorabili, mi ci trovo benissimo, soprattutto in quelle giornate in cui non ho voglia, insomma, di indossare le lenti a contatto, ma fuori c'è il sole, a me dà molto fastidio e quindi ho preferito prenderli così. Vi lascio tutti quanti i link in info box. Adesso, detto questo, io direi di iniziare subitissimo con il video mostrandovi la mia piramide dei bisogni del planner perfetto. Allora, come detto nell'intro, oggi voglio parlarvi della piramide di Maslow. Come prima cosa vorrei proprio spiegare la piramide di Maslow per tutte quelle persone che non la conoscono. Essenzialmente, facendola molto molto breve, la piramide di Maslow è una piramide che si basa sui bisogni dell'essere umano. La piramide è un po' all'incontrario. Solitamente nel punto più alto della piramide troviamo la cosa, diciamo, tra virgolette, più importante e partendo nella parte più bassa si trova la cosa meno importante. Prendete i termini così, ok? Perché non sono propriamente termini tecnici, ma io non mi occupo di psicologia o di questo genere di cose. Comunque, ad ogni modo, per farla breve, la piramide di Maslow funziona un po' come una scala. Si parte da quelli che sono i bisogni primari di una persona e si va verso l'alto. Solo attraverso la realizzazione dei bisogni primari si può arrivare al culmine della piramide, che è dato dall'autorealizzazione. Che cosa si intende per bisogni fisiologici? I bisogni fisiologici sono quelli proprio primari, quindi sfamarsi, dormire, riposare, respirare. Poi un altro bisogno primario è la termoregolazione, il sesso e così via. Quindi sono tutti quei bisogni di cui l'essere umano ha essenzialmente bisogno, sono proprio i bisogni primari per la sopravvivenza. Nel secondo gradino della piramide, una volta che noi abbiamo soddisfatto questi bisogni, possiamo soddisfare il nostro bisogno di sicurezza. Quindi, che cos'è il bisogno di sicurezza? È avere tipo una famiglia, sentirci stabili, quindi avere, che ne so, un'occupazione, sentirci sicuri a livello di salute, a livello fisico, quindi abbiamo una sicurezza fisica, di salute, una sicurezza diciamo familiare, una sicurezza anche di occupazione e anche una sicurezza morale e così via. Questi qui sono bisogni, questi due sono dei bisogni proprio primari. Quindi abbiamo detto che la piramide si sviluppa in questo modo, con la soddisfazione dei vari bisogni. Bene, passiamo invece adesso a quello che è il terzo scalino della piramide, in cui troviamo il senso di appartenenza. Quindi il senso di appartenenza da che cosa è dato? È dato tipo dall'amicizia, il senso di appartenenza alla famiglia, che è molto importante, il senso di appartenenza in un rapporto, quindi sia un rapporto ad
due che un rapporto sociale. E quindi questo è un bisogno che viene soddisfatto, come vi spiegavo prima, solamente quando riusciamo a salire i primi due gradini della piramide, poi arriviamo a quello che è il terzo gradino. Nel penultimo gradino della piramide troviamo la stima, che è quella che è data, insomma, il bisogno di autostima, quindi la stima di noi stessi, la realizzazione, il rispetto, l'autocontrollo. E possiamo dire che questi due gradini sono dei gradini che fanno parte dei bisogni sociali. Nell'ultimo gradino troviamo l'autorealizzazione. L'autorealizzazione è quell'aspetto che riguarda proprio il nostro io, noi stessi, diciamo, il bisogno del sé, quindi il bisogno di affermarsi. La creatività è autorealizzazione, la spontaneità nelle cose, l'accettazione, l'assenza di pregiudizi. Questo qui è invece il bisogno del sé. Come vi dicevo prima, è una cosa che riguarda proprio il nostro io, quello che abbiamo dentro di noi. Questa è un po' la piramide di Maslow, spiegata così proprio alla buona. Ma quello che voglio fare io oggi è mostrarvi come ho realizzato la piramide dei bisogni per il planner perfetto. Quindi ho cercato di trasferire tutti quelli che sono gli aspetti di questa piramide per quanto riguarda la scelta di un planner. Eccoci qui con la piramide per il planner perfetto. Mettiamo da parte la piramide di Maslow, che al momento non ci serve più, e andiamo un po', vado un pochino a braccio, così cerco di spiegarvi che cosa intendo con tutte queste belle cose che ho scritto. Allora, io sono partita da una cosa base che secondo me è tipo un aspetto fisiologico della scelta del planner, quindi prendete tutto con le pinze, nel senso che cerco di trasferire questa piramide per dei bisogni di pianificazione, sostanzialmente, perché trovo sia molto utile ragionare sotto questi termini. A volte è una cosa che non facciamo, però a volte ci sono delle cose, anche dei sistemi che non riguardano la pianificazione, ma che magari adattati alla pianificazione possono venirci incontro. Partiamo appunto dall'utilità, che sarebbe il nostro bisogno, diciamo, fisiologico della pianificazione. In questo caso io ho scelto l'utilità. E per utilità che cosa intendo? Allora, per utilità io intendo il budget. Quindi la prima cosa, dobbiamo avere un budget, perché se voglio una determinata agenda però non ho i soldi per acquistarla, non ha senso. Non è che posso indebitarmi perché voglio l'agenda da 100 euro. Devo capire qual è il mio budget. Quindi in questo caso, che ne so, vado proprio a fissarmi un budget. Che ne so, il budget potrebbe essere 30 euro. So che ho un budget di 30 euro e cerco anche di essere realista. Cioè, non scriverò 50 euro se il mio budget è di 30 euro. Quindi cerchiamo di essere realisti e di scrivere realmente quali sono i soldi che posso spendere. Oppure non scriviamo 30 euro se sappiamo che ne possiamo spendere 50. Perché alla fine, voglio dire, arriverà che ne spenderemo 50. Perché sappiamo che quello è più o meno il nostro limite. Quindi cerchiamo di essere appunto realisti anche quando andiamo a determinare il budget. L'altra cosa di cui devo tener conto è lo scopo, quindi proprio da qui utilità, lo scopo proprio dell'agenda. Che cosa voglio fare con questa agenda? Questa agenda è un'agenda che mi serve per, che ne so, per la vita di tutti i giorni. È un'agenda in cui voglio scrivere, non so, un planner di scuola,
È un planner di lavoro oppure è semplicemente un'agenda che utilizzerò per fare journaling? Quindi devo fare attenzione anche a tutti questi aspetti. E poi un altro aspetto di cui devo tener conto è se questa agenda sarà un'agenda che trasporterò oppure che rimarrà a casa. Anche questo è una piramide che sale in questo senso, naturalmente. Teniamo conto di una cosa, che l'utilità è un gradino che non è negoziabile, deve essere un gradino fisso, nel senso che se stabilisco un budget deve essere quello, se stabilisco la collocazione deve essere quella, se stabilisco lo scopo deve essere quello, insomma, per scegliere l'agenda bisogna essere in questo caso un pochino rigidi nel primo gradino. Passiamo adesso a quello che è il secondo gradino, che è la struttura. Che cosa intendo per struttura? Insomma, la struttura è tutto quello che riguarda l'aspetto proprio strutturale dell'agenda. Per arrivare a capire qual è la struttura che più si adatta a noi, secondo me, una cosa di cui tenere assolutamente conto è l'esperienza passata, se ne abbiamo una, insomma. Se abbiamo già avuto delle agende, più o meno ormai dovremmo essere in grado di capire qual è il sistema che più si confà alla nostra vita. Preferiamo un sistema ad anelli fissi, io lo dico a rilegatura. Dobbiamo scegliere qual è il sistema che più ci piace, che più si adatta a noi. Per esempio, io detesto gli anelli perché non riesco a scriverci bene, non sento la necessità di dover spostare cose all'interno dell'agenda perché nella mia agenda ogni cosa ha una sua collocazione, quindi non sento tutta questa utilità nel prendere un'agenda ad anelli. Sicuramente in questo caso stessa cosa per gli anelli fissi, che li detesto perché io vado malissimo a scrivere, sicuramente io sceglierei un'agenda rilegata. Poi dobbiamo scegliere anche quella che è la dimensione. Quindi possiamo scegliere una 6, una 5, una 4, una B6. Ci sono diverse dimensioni e tipi di agende. Un'altra cosa su cui dobbiamo sicuramente riflettere è il layout. Quindi che layout deve avere l'agenda che acquisteremo? Deve avere un layout mensile, settimanale. La settimana deve essere verticale o orizzontale, giornaliero, e quindi anche in questo modo dobbiamo cercare di capire qual è l'aspetto che più ci viene in aiuto. Un'altra cosa da scegliere è, secondo me, il tipo di carta. Perché anche questa è una cosa importante. La grammatura, quindi. Vogliamo una carta spessa, una carta sottile, una carta liscia, bianca, crema e così via. Cioè, qui dobbiamo scegliere qual è la grammatura della carta che più ci piace, che più ci appaga, e poi dobbiamo scegliere anche il colore, perché otticamente è molto importante anche quello. Ci sono persone che adorano la carta bianca, ci sono persone che adorano la carta crema perché dicono stanchi meno gli occhi. Quindi anche questo è un aspetto super super importante. E poi nel tipo di carta io metterei anche se è a righe, quadretti, oppure bianca, oppure puntini, perché ci sono anche quelli a puntini, quindi cerchiamo di tener conto veramente, veramente di tutto. Faccio così un esempio di struttura. Allora, possiamo avere un'agenda che ha il mensile, che ha il settimanale così orizzontale. Possiamo avere le agende con la settimana in verticale.
Possono esserci le agende solamente giornaliere, che quindi hanno magari all'inizio il mese e poi hanno le giornate, oppure possiamo avere anche le agende che hanno un po' tutto, come lo Bonici, ormai la conoscete, quindi l'agenda che magari ha sia le settimane, sia i monthly, quindi le mensilità. E poi ha le pagine, diciamo, giornaliere. Quindi qui bisogna proprio capire di cosa abbiamo bisogno. Anche questo è un aspetto che una volta che abbiamo scelto non è molto, sì, rimane un aspetto piuttosto fisso. Per questo bisogna sceglierlo non bene di più, bisogna concentrarsi tantissimo sui primi due punti della piramide. Questo non vuol dire che non dobbiamo concentrarci anche sul resto, ma dai primi due punti poi possiamo arrivare a quello che è lo stile di vita. Quindi dobbiamo fare un po' un recap di qual è il nostro stile di vita. Che cosa vuol dire? Siamo delle persone che sono sempre in viaggio, oppure lavoro da casa, oppure sono una persona che fa molto journaling, quindi fa journaling ogni giorno, oppure ogni tanto. Anche qui devo capire che cosa faccio. Poi sono una persona che scrive tanto o scrivo poco? Se mi sposto con una borsa piccola, so che un planner di questo tipo, un planner a 5, all'interno della mia borsa non ci sta. Facciamo adesso un esempio pratico. Scelgo un budget, decido che non voglio spendere più di 30 euro. Lo scopo della mia agenda sarà un planner di lavoro e sarà un'agenda che rimarrà a casa sulla scrivania. Passiamo alla struttura. Di che cosa ho bisogno secondo l'esperienza mia passata? Io sapete che utilizzavo questo qui, quest'anno ho utilizzato una Wix, scusate, per il lavoro che è piccolina, mi sono trovata bene, ma mi sono resa conto che ho bisogno di più spazio. Mi tengo sulla A5, che è un formato che ho già utilizzato e con cui so che io mi trovo molto bene. Per quanto riguarda il layout, di che cosa ho bisogno? Sicuramente ho bisogno di un layout mensile per organizzare tutte quelle che sono magari i pagamenti delle fatture e le fatture da creare, e ho sicuramente bisogno dell'agenda giornaliera, perché mi sono resa conto che ogni giorno io ho bisogno di scrivere bene tutte le cose che devo fare. Il tipo di carta, per quanto mi riguarda, io amo le carte sottili con una grammatura che non sia troppo spessa. In questo caso decido che per me va benissimo l'agenda a righe per il lavoro, mi è comoda, andava benissimo anche a quadretti. Quella che però ho trovato è a righe e ne sono felice perché è un tipo di carta che voglio provare e che credo, insomma, mi piacerà. Una volta scelto questo, carta bianca o carta crema, per me qui non ha molta importanza perché mi piacciono entrambe. Una volta scelto questo, cerco di capire il mio stile di vita. Quindi, qual è il mio stile di vita? Il mio stile di vita è che io lavoro da casa, non sono una persona che va in viaggio, non sono una persona che ha la necessità di portarsi dietro l'agenda costantemente ovunque. Quindi questo formato mi rendo conto che per me va bene. Passiamo adesso a quello che sono, diciamo, i bisogni un po' più futili, quelli più che non sono bisogni, ma si tratta solo qui di divertimento. E io ho messo come terzo gradino della, come scusate, quarto gradino della piramide, qui abbiamo la stima, io ho messo la personalità. La personalità che cosa vuol dire? Vuol dire il brand che ci piace, quindi dobbiamo scegliere qualcosa che ci piace, che non è però fondamentale, il brand che sceglieremo non è una cosa fondamentale, però è una cosa che fa parte della nostra personalità. Poi, che ne so, la cover, come ci piace, quindi il design e l'estetica dell'agenda. E poi la personalizzazione, deve essere un'agenda che posso personalizzare, è una cosa che mi interessa.
Tutto questo dà una cosa che secondo me è piuttosto fondamentale ed è il divertimento. Sono certa del fatto che se con un'agenda ti diverti, di conseguenza poi avrai il piacere di usarla e la userai volentieri, quindi non avrai sprecato i tuoi soldi, acquisterai, diciamo, altre agende. Questo che è comunque un punto della piramide più in alto che si raggiunge, secondo me è comunque importante. Diciamo che questa piramide, come vi dicevo, i primi due gradini sono piuttosto fissi e quindi soprattutto il primo non deve essere negoziabile, altrimenti non serve a nulla e andremo in confusione. Però anche gli altri gradini che salgono sono importanti perché tutto questo ci aiuta ad arrivare a che cosa? All'autorealizzazione no, perché chiaramente non è che un'agenda, un'agenda è un oggetto piuttosto, come dire, una cosa materiale piuttosto futile per quanto riguarda l'autorealizzazione, però ci farà raggiungere la pace dei sensi proprio nell'aspetto che riguarda le agende. Questo chiaramente riguarda tutte quelle persone come me che amano, adorano i planner, adorano sperimentare, adorano tutto quello che è il mondo, insomma, della pianificazione. Che cosa significa la pace dei sensi? Allora, la pace dei sensi è la soddisfazione, secondo me, delle tue aspettative iniziali, ma anche nel corso dell'utilizzo. La soddisfazione delle aspettative iniziali è quando ti arriva un'agenda, mi arriva l'agenda e appena mi arriva sono felice, mi piace tantissimo, sono super contenta, non vedo l'ora di iniziarla. Ma non può essere solo un aspetto iniziale per raggiungere la pace dei sensi. La soddisfazione delle aspettative deve riguardare anche il corso dell'anno, cioè mentre stiamo utilizzando l'agenda, l'agenda deve soddisfare quelle che sono tutte le nostre esigenze, perché una volta che tu raggiungi questo, poi scriverai nell'agenda con più piacere, quindi non vedrai l'ora di scriverci. Non è una cosa che ti crea frustrazione, per esempio le pagine vuote, perché se tu avrai scelto l'agenda perfetta in base all'utilità, alla struttura, al tuo stile di vita e alla personalità, sicuramente diventa una cosa successiva. Non avrai la frustrazione magari delle pagine vuote, oppure non avrai sempre quel senso di voler cambiare agenda, quindi accetterai la tua agenda. Mi viene da ridere perché sembra di parlare di accettazione di se stessi, ma in realtà è una cosa molto più blanda, naturalmente, ma parliamo proprio di un senso di pace. Moltissime di voi mi scrivono: ho acquistato questa agenda, però mi piacerebbe prendere quella. Non ho ancora raggiunto la pace dei sensi. È per quello che ho scritto pace dei sensi, perché è una cosa che tantissime di voi mi dicono, quando ci sentiamo, soprattutto su Instagram, mi dite che, insomma, ma non riuscite a raggiungere la pace dei sensi, quindi provate la piramide di Maslow per raggiungere la pace dei sensi. Questo è un po' il concetto che volevo, insomma, esporvi, mostrarvi come poter scegliere, dato che comunque siamo ad ottobre e da qui a gennaio, insomma, c'è ancora tempo per scegliere l'agenda perfetta. Io spero tantissimo che la mia piramide dei bisogni del planner perfetto vi piaccia, vi possa essere utile. Fate anche uno screenshot nel caso, se volete. Se volete appunto prendere spunto e fare un po' di analisi voi stessi. E basta, questo è quanto. Io spero tantissimo che, insomma, che il video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto piacere. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi mando un abbraccio grandissimo. Lasciate un bel like, scrivetemi i vostri commenti qui sotto. Vi bacio, grazie mille, alla prossima!